Allora, ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina, anzi nella cucina della Mutti, che intanto è già in preparazione e organizzazione varia. Vi faccio fare un piccolo tour, vi mostro gli ingredienti che spero voi abbiate già in casa, o comunque state tranquilli perché li potete ordinare online e ve li porteranno. E niente, qualche consiglio su cosa mangiare in questi giorni, ci facciamo una chiacchierata varia e nel frattempo cuciniamo un po' insieme. Siamo in preparazione, abbiamo montato anche l'estrattore. Comunque l'idea era quella di fare delle chips, visto che saremo in casa e avremo un sacco di fame, soprattutto e anche per noia, delle chips sane, in questo caso di cavolo nero, semplicissime, ci vuole veramente un minuto. Dopodiché nel frattempo, mentre facciamo le nostre patatine sfiziose ma sane, faremo un riso, ma non sarà il classico riso ricco di carboidrato, ma sarà un riso diverso, un riso di cavolo bianco. Partiamo dal primo piatto che vi vado a spiegare subito come si fa. Presi dalla noia, dalle rotture di scatole, perché magari può capitare che in questi giorni ci annoieremo e avremo degli attacchi di fame isterica, non attaccatevi alle patatine, non mangiate un sacco di schifezze, ma portatevi avanti e organizzatevi con del cibo sano ma comunque sfizioso. La chips di cavolo nero è secondo me una super idea. Il cavolo nero è un super antinfiammatorio, anche se siete raffreddati fa davvero bene, antitumorale, insomma andatevi a leggere ed informatevi sulle proprietà di questa verdura perché fa da Dio. Dopo averla lavata, togliete un po' il culettino e il gambone, quella parte un po' più cicciottella e dura, lo facciamo a pezzettini con una semplicità che la Mutti vi mostra come tac tac. Perfetto, lo mettiamo in una teglia e lo tamponiamo un pochino con dello Scottex. Perfetto, dopo averli asciugati il più possibile, prendiamo un po' di sale grosso, ce lo buttiamo sopra. Nel frattempo il nostro forno era già acceso, quindi organizzatevi per accendere il forno. Un filino d'olio a crudo e inforniamo. Vai Mutti con l'apertura del forno. E in forno per 7-8 minuti. Passiamo alla prossima preparazione del prossimo piatto. Lato e lessato per 10 minuti i nostri fagioloni, tutto quanto a crudo li mettiamo in una padella con cipolla, pomodorini, olio, sale e un po' di pepe, giusto la Mutti? Ah, anche un po' di peperoncino mammi consiglia. Ed ecco il pezzo forte, il nostro risotto fatto però con il cavolo. Allora, dopo averlo sciacquato per benino, lo facciamo a pezzettini e lo mettiamo in una pentola piena d'acqua, ovviamente, che sta per bollire. Lo facciamo andare per circa 5-10 minuti massimo. Appena tirate fuori dal forno, calde calde, belle croccantine. Com'è, Mutti? Dai, se lo fa! Se lo fa o no? Io metterei il sale fino. Vabbè, dopo lo aggiungiamo, però sono buone. Sì. Dai. Ovviamente mia mamma non è proprio come me, però vero Mutti? Sì. Piano piano, dai. Consiglio di Mutti. Un consiglio di Mutti. Fate questo. No! No, è proprio quello che dobbiamo evitare di fare ora. Quelle sono ottime. Quelle veramente le consiglio. Voglio capire. Nel frattempo la situazione dei nostri fagioloni è diventata questa. Mentre la nostra verdura la stiamo facendo ammorbidire un pochettino, mancano 3 minuti e poi vi faccio vedere. Allora, c'è da dire una cosa, mentre io ho consigliato le mie ricette, le sto facendo e la Mutti mi sta aiutando, giustamente le mi ha detto facciamo qualcosa che piace anche a me. Io non sono un amante della carne, mia mamma sì. E vi volevo far vedere sta cosa qua, ci teneva, dice che sono pazzeschi sti involtini. E quindi ecco l'involtino della Mutti che consiglia. Ingredienti. Petto di tacchino. Ok, farina. Farina, spesa o prosciutto cotto, prosciutto crudo. Insomma, quello che preferiscono. Io metto il galbanino. Ma anche qui potete scegliere voi il formaggio, hanno un aspetto incredibile e probabilmente li assaggerò anche se non posso mangiare tanti latticini. Eccolo qua, wow. E così via, vai, faccene vedere un altro, la Mutti. Infarinatura bene del petto di tacchino. Infarinatura, sì, infarinatura. Un po' di spesa. Questo è il galbanone che vendono al banco. Se non c'era il galbanone. Vabbè, il galbanone.
Nel frattempo i nostri fagioloni qui stanno sempre andando, eh. Taglio con la buccia, così da evitare fiate importanti, e un po' di peperoncino che fa sempre bene al cuore. Allora, la mucca sta scolando, adesso inizia praticamente la parte più divertente. Ovviamente scottano, quindi con una forchettina, un coltello iniziamo a farli. Li facciamo piccoli, piccoli, piccoli così. Nel frattempo si fredderanno un po'. Volendo potete metterla anche un po' in frigo una volta che riuscirete a farlo davvero tutto in micro pezzettini. Presidente! Presidente! Perché mi hai ripreso con le mani in interiore? Sì, ma c'è le mani sporche, che figura di merda, mamma mia. Ma perché c'è la mano nera? Vuoi aiutare? No, non deve essere una cosa brava. Sì, volendo, sì, bella idea, sì. Ecco ragazzi, il nostro riso inizia a prendere forma. Ricordatevi che con questo riso ingannerete tantissime persone che non mangiano verdure. Su, bel gioco di squadra. Nel frattempo qui prepariamo i nostri ceci per il condimento del riso. Sì ragazzi, alla fine il metodo iniziale già noi l'abbiamo un po' sbagliato. La Mutti consiglia fortemente di schiacciare con la forchetta ed effettivamente molto meglio. Nel frattempo qui i nostri involtini, anzi l'involtino della Mutti va alla grande rotolato, e tagliamo delle carotine. Brava, brava, brava. I fagioloni vanno sempre, ragazzi, i fagioloni nel frattempo vanno. Cioè tu ancora non hai capito, vedi allora che questo inganno funziona. Che mamma mi fa, ma quindi hai lessato il riso? In realtà cara mia, ma sono pochi, Giorgia, sono pochi. Aggiungiamone un pochino, vai. Se poi ne fate troppi, questi qui li condite insomma olio, sale, un po' d'aceto. Sì, poi ci aggiungiamo delle cosine. Nel frattempo ecco il condimento: tonno al naturale e ceci. Sei felice? Ecco qui che va, intanto il fagiolone sta sempre lì, eh? Fagiolone. No! Un goccio di olio e sale. Io metterei l'aceto, sai che buono. Vabbè, poi lo assaggiamo, capiamo. Ok. Mescoliamo tutto. Il tutto, esatto, benedetta cara. Dopo aver mescolato il tutto. Aggiungiamo un filo d'olio, sale e pepe. Ma l'aceto che smazza. Poi te lo metti tu l'aceto. Se lo volete vi mettete pure l'aceto. Io non sono tanto d'accordo. Eccolo qua, guardate che meraviglia! Guardate a che meraviglia! Mi piace per esempio il cavolo bianco. Esatto. Un po' d'aceto smorza quel sapore un po'. Ah, va bene, però sì, possiamo fare, ma è buonissimo, vediamo. Ed ecco qui la cenettina che vi consigliamo noi. Questi fagioloni finalmente si sono cotti e sembrano straordinari. Il nostro riso, che non è un riso perché sono dei cavoli, con ceci e tonno. Dei cavoli semplicemente conditi con olio, sale e un po' di limone. Gli involtini della Mutti, che consiglia fortemente. Un po' di chips di cavolo nero, che qualora qualcuno di voi ne facesse un po' di più, ben venga, perché ne mangerete, vedrete quanti. Un po' di pane e crostini vari e buon appetito! A tavola! Giuseppe! Mamma odia quando faccio così. Allora dai, dei commenti live, dei commenti live. No, no, ti pare che lo metto, mica sono cose che mi tengo per me. Vai, vai la Mutti con il primo assaggio di cavolo nero. Dai! Tieni, non sono in diretta, ma perché sto terrore? Vai, dai, che voglio immortalare. Allora, mammi, che mi dici? Squisito. Con sincerità, Giuseppe? No, non mi piace. Dai, mangia! Non mi piace, assaggia! Assaggia! Giuseppe, mi offendo, veramente. Dopo giorni di pioggia torrenziale. Dai. Densa difficoltà mentale cosciente che ha colpito. Io amo, Giorgina. Pazzesco. Meraviglioso. Mamma, scusa, perché inganni? Ti piacciono o no? Onesta. A me non piacciono le cose amare, questo è amarissimo. Vabbè, dai, su. Questo riso è straordinario. Come, mangi un involtino, amore della mamma? No, no, vai Giorgina, fai il piatto. Amore, non mangia il risotto. Fidati, mangia questo risotto. Bellissimo.
buonissimo. Però queste sporcano un po' troppo, secondo me. Non mette video, perché li metti? Dai, assaggia questo riso, ma ci tengo, perché amore, veramente no, è il riso più sano. Dai! È buono, mamma. Giuseppe! Dillo. Ci vuoi un po' d'aceto? No, dillo, mamma, dillo, com'è? Non è male. Sì. Buono.